Ciao, benvenuto e benvenuto a Consigli orientativi per famiglie, una playlist che contiene una serie di video rivolti a genitori di ragazzi e ragazze in uscita dalla terza media e prossimi a decidere quale scuola secondaria di secondo grado frequentare. L'obiettivo è di darti qualche consiglio, qualche suggerimento, farti fare qualche riflessione sul tuo importante compito di genitori nell'affiancare, nel supportare, nell'accompagnare tuo figlio o tua figlia in questa decisione. Per darti questi consigli, però, inizierò una serie di video sottolineando quelli che sono gli errori che noi genitori molto frequentemente, compiamo nel tentativo di aiutare i nostri figli e che facciamo tanto più frequentemente quanto più il nostro figlio o nostra figlia ci sembra confuso, con le idee poco chiare, un po' nel limbo, insomma, dell'incertezza. Il primo errore che ti invito ad evitare e su cui ti invito a riflettere è che tuo figlio e tua figlia non sono te. Io so perfettamente che tra le persone che mi stanno ascoltando ci sarà una ragioniera che avrebbe voluto fare il liceo artistico che i suoi genitori non le hanno consentito di fare. Ci sarà un avvocato che porta avanti lo studio di famiglia fondato dal trisnonno e presente sul territorio da quattro generazioni, che però avrebbe voluto fare scienze motorie e aprire una palestra. E forse c'è una parrucchiera che a 14-15 anni non si sentiva particolarmente orientata verso lo studio, sognava di fare un mestiere, di iniziare presto a lavorare e che adesso che ne ha 40-45, col senno del poi avrebbe fatto una scelta diversa e magari avrebbe studiato scienze infermieristiche. Ma questo sei tu. Non sono né tuo figlio né tua figlia. Quelli sono i tuoi sogni, i tuoi rimpianti, le tue aspettative che non coincidono con quello di tua figlia e di tuo figlio. Probabilmente, se ci rifletti, questo film l'hai già vissuto in altre circostanze nel corso del tuo ruolo di genitori. Probabilmente qualcuno di voi avrà iscritto a danza la propria figlia che invece sognava di fare judo, o avrà spinto il proprio figlio a fare sci agonistico o giocare a calcio, quando invece lui voleva tanto prendere lezioni di pianoforte. E la stessa cosa per la scuola. Succede allo stesso modo. Quindi il primo suggerimento che ti do è fermati un attimo, rifletti su quelli che sono i tuoi desideri, su quelli che sono i tuoi rimpianti e cerca di non trasferire, anche se sei spinto dalla preoccupazione che la data dell'iscrizione si avvicina, anche se sei spinto dall'ansia nel vedere tuo figlio o tua figlia che ti sembrano così immaturi, così incapaci di decidere. Fermati e cerca di capire quello che vuoi tu e quello che forse vogliono loro, perché in realtà vogliono qualcosa, forse non hanno le idee così chiare. Il tuo ruolo è quello di accompagnarli, di supportarli, di indurli a riflettere su quelli che sono i loro interessi, le loro passioni. E se lì per lì sembra che dicano che non hanno interesse o passione per nulla, comincia a fare un discorso al contrario, cioè cominciate insieme ad escludere le cose che sicuramente i tuoi figli non vorrebbero fare o che ritengono di non essere portati verso quella direzione o perché ritengono che sia un tipo di professione, un tipo di percorso di studi che non è nelle loro corde. Ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato. Iscriviti al mio canale se non l'hai ancora fatto. Segui Sento che posso su Facebook, Instagram e Twitter, dove ogni giorno posto contenuti sul metodo di studio, sull'imparare ad imparare, sull'apprendimento, sull'orientamento e sui rapporti scuola-famiglia. Io sono Doriana Bertolotto, sono una formatrice, un'orientatrice, un'esperta di processi di apprendimento e ideatrice di Sento che posso. Continua a seguirmi. Ciao!